Non possediamo nessuna notizia storica sull'origine della chiesa del Carmine in Guardavalle. Non possiamo dire con precisione quando essa fu fondata. Tuttavia, dal primo documento storico che possediamo, che risale al 1659, possiamo dedurre che essa sorse intorno al 1600. La pianta della chiesa del Carmine è a navata unica con cupola. Il portale principale e quello secondario sono in granito, appartengono al periodo barocco e sono sicuramente opera di scalpellini serresi. La chiesa del Carmine, quale oggi la vediamo, non è quella dei tempi passati. Il campanile antico, dopo l'alluvione del 1951, fu ritenuto pericolante e demolito. Anche il tetto a volta della chiesa, lesionato dalle infiltrazioni d'acqua, fu demolito perché ritenuto non sicuro. Campanile e tetto furono ricostruiti dall'impresa Francesca Abruzzo e da artigiani del luogo, con offerte liberamente raccolte tra i fedeli. I lavori di ristrutturazione e di restauro non furono eseguiti negli anni 60. La chiesa fu riaperta al culto il 16 luglio 1968, come ricorda la lapide murata nella sagrestia della stessa chiesa. Della chiesa antica rimane a tutt'oggi soltanto la cupola. Questo basta per dare a noi l'idea di come quella del Carmine doveva essere nel complesso una chiesa piccola ma armoniaca nelle sue varie parti. Nel 1961 gli eredi della famiglia Giovanni Rispoli hanno sostenuto le spese per rifare tutto il vestiario di cui viene ricoperta la Madonna e il bambino Gesù nel giorno della festa. Furono sollecitate a ciò da una iscrizione che si leggeva sull'antica veste della Madonna, a devozione della famiglia Rispoli. Evidentemente anche nel passato tale famiglia aveva provveduto ad offrire alla Vergine lo stesso vestiario. Lo scapolare o abitino del Carmine è il segno distintivo della nostra devozione e consacrazione alla Madonna del Carmine o del Monte Carmelo e di appartenenza spirituale all'ordine dei religiosi carmelitani. Lo scapolare come il rosario è tra le devozioni più antiche e più universali della Chiesa, approvata dai pontefici, consigliata dai santi e confermata con grazie e miracoli. Suor Lucia, veggente di Fatima, diceva: «L'abitino insegna dei figli di Maria e il richiamo della protezione della madre, l'ammonimento di una vita degna e santa. La Madonna vuole che tutti indossino lo scapolare del Carmine». Lo scapolare della Madonna del Carmine, abbiamo le sue prime menzioni che risalgono al 1281 e del 1294 ed è ritenuto sin da allora l'abito dell'ordine. In seguito, per motivi di comodità per i fedeli laici, viene creata una versione ridotta dello scapolare, di dimensioni più modeste. Esso è formato da due pezzetti di lana color marrone, allacciata agli angoli superiori da due nastri, in modo da formare un tutto unico e chiuso, all'interno del quale si infila il capo, lasciando ricadere i due pezzi di stoffa sul petto e sul torso. Da questo scapolare ridotto ha avuto origine il cosiddetto abitino. Lo scapolare veniva portato sempre dai carmelitani, di giorno e di notte, con la massima diligenza, perché esso significava il gioco di Cristo, la sua presenza nella vita del religioso o del fedele laico. La Madonna, apparsa ad un pio carmelitano della provincia inglese, Simone Stock, uomo di gran santità e devozione, nelle sue orazioni supplicava di continuo la Vergine di favorire il suo ordine con qualche secolare privilegio. La gloriosa Vergine gli apparve tenendo in mano lo scapolare e gli disse: «Questo è il privilegio per te e per i tuoi. Chiunque morrà in questo sarà salvo». Altre antiche fonti riferiscono che la preghiera che Simone rivolgeva alla Madonna è il fiore del Carmelo. La devozione dello scapolare si è diffusa nella Chiesa anche grazie alla fiducia che i fedeli hanno avuto di essere aiutati dalla Vergine non solo in vita, ma anche al più presto dopo la morte, specialmente nel giorno a lei dedicato, che è il sabato. Simile privilegio venne approvato da Papa Giovanni XXII e saggiamente interpretato da molti pontefici. Coloro che indossano lo scapolare della Madonna del Carmine alle condizioni stabilite, cioè la preghiera, l'osservanza della castità secondo il proprio stato e la pratica dei sacramenti, sono sicuri di essere aiutati dalla Madonna mediante una speciale intercessione e protezione, quanto prima, specialmente nel sabato, dopo la morte. Inoltre, le confraternite ricevono una speciale raccomandazione dei papi stessi e per la grazia di Dio e le indulgenze da loro concesse.